Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, grazie a Konami, sono qui con l'opening in anteprima di Eredità di Distruzione, nuovo set di carte che introdurrà nel gioco i mossi Tenpai, i nuovi supporti di Mage Antico, i nuovissimi supporti Lightstorm e tanto altro ancora. Ovviamente potrete acquistare questo prodotto in tutti gli OTS Store dal 25 aprile. Detto questo, andiamo con l'apertura. Apriamolo e speriamo di trovare qualcosa di buono. Ragazzi, vi dico, l'obiettivo, il mio obiettivo principale sarebbe trovare qualche quarta di secolo. Se devo sceglierne una, ragazzi, il drago esclusivo 25esimo, che lo vedremo ovviamente anche nei prossimi set con altri artwork, diciamo che è la carta che più mi interessa. Poi ovviamente, se esce qualche supporto fedele alla luce o un Xyz molto interessante, rango 10 mi sembra, anche quello non si disdegna. Partiamo con Artiglio di Shurilame, Abitante della Giungla, Moccioso, Mikuzuki no Yaba, che ovviamente cita una carta molto vecchia del gioco. E per partire abbiamo la prima super, Cavalieri Pirite. Andiamo a vederci un attimo il resto. Abbiamo Batter d'Occhio, Carrista, primo supporto in Granaggio Antico, Aegis, Fedele alla Luce. E ragazzi, questa è molto carina perché fa da negazione e se la macinate vi si setta, quindi top. E poi abbiamo Danza di Caccia, Ragna, Raika. Andiamo avanti, dai, su, che il box è lungo e voglio tirare fuori le due secret e la quarta di secolo, perché ovviamente qua dentro c'è, me la sento calda, eh. Allora, abbiamo Braci in Raffreddamento, Monaco Mantide, poi Sulle Ombre del Papa, doppio, e no, che figata! Dente di Bianco Leone, praticamente il corrispettivo del Dente di Leone di 15 anni fa. Molto carino. La differenza è che questo evoca tre segni mostri, ma non posso evocare dall'extra nel momento in cui attivo questo effetto. Peccato. Poi, andando avanti, abbiamo Spoglio del Peccato Letargo, Dinovatus, supporto Dino, supportino Valmonica, supporto ragazzi melodiosa, perché c'è questa, un'altra con tipo un'altra cantante con la pelle verde e, se non erro, anche una fusione. Andiamo col prossimo. E vediamo, abbiamo Canonicazione Simultanea, Strega Krishned, Concerto Melodioso, altra carta melodioso, Incenerita dell'Infinito e Riaccendere l'Incenerita. Vabbè, abbiamo carta Goblin Rider, Lucertola Corazzata, supporto Ingranaggio Antico e altro supporto. Va bene, e che i supporti non sono neanche male quelli Ingranaggio Antico, quindi se volete dargli un'occhiata al mazzo potrebbe essere il momento giusto, eh. Allora, andiamo col prossimo. Allora, abbiamo Distruttore Sismico, Drago Gemello, Braci Raffreddamento, Sulle Orme. Prima Ultra. Orgoglio d'Oro, nuovo supportino, che se non ricordo male non dovrebbe essere l'unico, ce ne dovrebbe essere un secondo. Ma leggiamo un attimo l'effetto. Durante il turno del tuo avversario, effetto rapido, puoi scegliere come bersaglio un mostro, fusione, sincro, Xyz o Link sul terreno. O se i tuoi life points sono inferiori a quelli del tuo avversario, ne puoi scegliere come bersaglio due, distruggili. Puoi utilizzare questo effetto, di lui, una sola volta per turno. Poi, una volta per turno, durante l'end phase, se il precedente effetto è stato attivato in questo turno, fai ritornare questa carta nell'extra deck. Se lo fai, evoca specialmente Orgoglio d'Oro Eliminatore dal deck o cimitero. Assolutamente niente male, infatti, l'altro che manca. Che poi, alla fine, ragazzi, il mazzo lo potete giocare con Punk, quindi state sempre sotto i life points dell'avversario. Poi, Cyclos, carta Centurion, Alzati la Dragonessa e Danza di Caccia. Vabbè, prossimo, vediamo se a questo giro troviamo una Ultra o una Secret. Prima carta Tenpai, carta molto buona. Il mazzo è carino perché ti permette di fare OTK e praticamente giocare durante la battle, quindi assolutamente molto buono come mazzo. Poi abbiamo Fusione Mementlan. Cavolo, che fortuna! Kaiman's Agent, questa qui praticamente ti aggiunge Drago e poi ti fa evocare fuoco dalla mano, quindi carta fondamentale per la combo. Anche questa comune, molto bene. Poi abbiamo Strega di Krishned. Sono curioso adesso di vedere gli altri, perché effettivamente il mazzo è carino e sarebbe bellino da montare. E come super abbiamo Sciamana della Città Incenerita. Ok, un altro Tenpai, così? Anche questo comune? Fortuna. Probabilmente il sincro sarà secret, adesso staremo a vedere. Comunque no, molto molto carino. Soprattutto perché io del mazzo ho già tutto. Ho già Drago Tridente, ho già le ondate di calore, quindi io sono già che bello che pronto. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Golgolith, poi Sulle Ombre del Papà, Artigli, Braci e Etoie. Fiore, ah, la Magnifica Melodiosa, questa non la conoscevo. Ok, è un'altra fusione, quella che conoscevo era l'altra. Molto bellina, vabbè, sempre sullo stile melodioso. Poi vabbè, abbiamo Scarabeo, Tenpai, Cyclos, Grandioso Tamponamento dei Goblin. Bene, bene, però non abbiamo ancora trovato una Ultra o una Secret. Vediamo, ecco,
Ma questa è l'altra fusione. Andiamo avanti, abbiamo Mizu, abitante della giungla, cannoni e silenzio turno. Nuovo mazzo che praticamente si basa sulle carte giocate tra Yugi e Atem durante l'ultimo duello all'interno dell'anime e del manga. Quindi molto bellino anche questo, ci si può dare un'occasione, perché hai due mostri, uno che nega magie e trappole e uno che nega mostri, quindi molto simpatico. Poi abbiamo, vabbè, Zoma, Scarabeo, Batter d'occhio e Rock. Andiamo avanti e vediamo cosa tiriamo fuori in questo. Allora, abbiamo Moccioso capriccioso, Evocazione, abbiamo Moccioso, anche la terreno Tempai comune. Ok, per forza devono avere qualche rarità i Sincro e il Tempai bianco. Ma andiamo a vedere. Supporto Valmonica. Oh, che bello, che bello, che bello. Ragazzi, questa è la carta principale, ovviamente, del mazzo che abbiamo visto prima. Quanto è bella. Questa mi sembrava di aver visto doppia foil, vabbè. Che bella, ragazzi, che bella. Mamma mia. L'artwork è incredibile. È il sarcofago della... Ragazzi, la rarità Secret non ha senso, non ha senso. È la rarità più bella che esiste. Mettiamolo qua, bello pulito. E andiamo avanti. Abbiamo Disarmonia Valmonica, altro supporto ingranaggio antico, grandioso tamponamento e lo... va bene. Va bene, sono soddisfatto. Quindi una delle secret è il sarcofago. Allora, andiamo avanti. Allora, oh, ecco l'altra melodiosa di cui vi parlavo. Abbiamo Caplet, la cantante. Tengepai, anche questo common. Va bene, sono un po' interdetto. Il mazzo è carino, interessante, ma è tutto common. Quasi tutto. Ancora non lo sappiamo. Adesso vediamo se esce qualcos'altro. Oh, Forza di Festa Miraggio. Altra carta del mazzo sarcofago. Poi abbiamo Carrista, Cyclos, Spegne Incenerita e Sottomissione. Ah. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, altro mazzo che sta qua dentro è Raika. E abbiamo visto qualche carta prima, però non mi piace a me proprio a livello di artwork, quindi lasciato subito da parte. Andiamo avanti, abbiamo Artiglio, Lucertodose, ok, questo l'abbiamo già visto, Phadra, Fusione Mementlan e Cavaliere Pirite, lo stesso pacchetto di prima, ok. Poi Lucertola Corazzata, Dinovatus, lo Squimer e Lotta Spoglie del Peccato. Vabbè, dai, su, una bella quarta di secolo. Rendimi felice. Vabbè, un altro Sangepai, Evocazione Sangen, poi la Rapida, pacchetto palesemente Invitare e... Ultra? Legami che vincolano? Altra carta per il mazzo sarcofago. Sto trovando tutte le foil di questo mazzo. Ok, va bene, ma non abbiamo trovato ancora una carta fedele, eh? Ok, vorrà dire che dovrò montare questo mazzo, per forza. Poi vabbè, abbiamo carta fedele luce, Base, Spettro Signore, Sottomissione e Alza la Dragonessa. Va bene, dai. A questo punto anche, visto che dovrebbe essere del mazzo, il Gandora che vediamo nel pacchetto potresti farmelo uscire. Tanto poi se è Secret sarebbe anche bellino, eh. Abbiamo Strega, Kishnerd, poi Duello Ingranaggio Antico, il Moccioso e carta Raika, quella che vi dicevo. Ok, abbiamo una carta Tenpai super. Finalmente, cioè questo mazzo era completamente comune, anche se questo Secret secondo me spingeva un sacco, eh. Avrebbe avuto il suo perché. Guardate quanto è carino con questi fulmini dietro. Questa Secret doveva essere, questa era troppo potente. Vabbè, poi abbiamo il Dinovatus, Roccaforte, l'Avanzata e altro carta ingranaggiante. Prossimo, dai. Allora, tocca tirare fuori l'altro Tenpai, che a questo giro o è Ultra o è Secret. Allora, abbiamo Dai Doppio. Il Monaco, Drago Gemello, Incenerita e nuova carta Goblin. Ok, a posto. Il mazzo è carino, eh? Praticamente funziona di Xyz rango 3 e toglie i materiali mossi dell'avversario, quindi è molto carino come mazzo. Poi vabbè, abbiamo carta Centurion, Lucertola, Zoma e Spettro Signore. Dai, andiamo col prossimo, però voglio qualcosina di potente. Per favore, datemi la quarta di secolo. Allora, abbiamo Mikazuki, Drago Gemello. Duello ingranaggio, concerto e drago dell'illuminazione. Questo, ragazzi, si evoca con drago del giudizio e drago della punizione. È uno dei supporti fedele. Molto bellino. Però, cavolo, tutte le carte che speravo facessero Secret le stanno facendo super. Minerva, il sincro fedele, sarebbe molto bellino Secret. Quello ammetto che mi caserebbe se uscissi in questi pack, eh. Però staremo a vedere. Danza di caccia, spoglie del peccato, un altro Aegis e avanzata. Va bene, dai, dai, su. Dai, tiriamo fuori questa Minerva. Abbiamo Monaco, Dai Doppio, Braci, Abitante. Mamma mia, più Marshmallow. È troppo carino. Praticamente hanno preso l'artwork di Marshmallow e gli hanno messo gli occhiali. Facile. Però, sai, con Marshmallow vinci sempre, perché è una carta troppo iconica. Molto più bellissima, Marshmallow. Mamma.
Anche questa poteva essere una secret meme, una bellissima secret meme. Era, faceva il suo, era potente, era bellina, la trovavi, eri felice, eri come un bambino quando riceve il regalo per il suo compleanno. Vabbè, abbiamo dopo Refrain, Carta Centurion e Carta Tempai. Dai, manca poco, eh. Ci sono rimasti pochi pack. Allora, abbiamo, oh, di nuovo il Moccioso Capriccioso, Caplet, Monaco Mantide, Fusione e Codificatore dell'Anima. Carta del mazzo Salamagna, che praticamente non gli sono bastati i supporti di LED 10 e l'hanno messo pure qua. Vabbè. Poi abbiamo Dinovatus, Lucertola, Alza la Dragonessa e il Comando. Ci sta. Andiamo avanti, vediamo di tirare fuori qualcos'altro di carino. Abbiamo Lucertodose, Dai Doppio, Kaimen, Cannoni, Strada dove c'è la volontà. Ok, ha un effetto particolare. Durante la main phase, il giocatore di turno può attivare questo effetto. Disotterra carte dalla cima del deck fino al numero di carte controllate dal tuo avversario. E se lo fai, aggiungi una di esse alla mano. Inoltre, dopo averlo fatto, metti qualsiasi carta rimanente e una carta della mano in fondo al deck, in qualsiasi ordine. Puoi utilizzare questo effetto di strada dove c'è la volontà una sola volta per turno. Durante la main phase, di qualsiasi turno in cui il giocatore ha disotterrato 9 o più carte allo stesso tempo con l'effetto di questa carta, quel giocatore può attivare questo effetto. Mischia nel deck tutte le carte controllate dal tuo avversario e nel suo cimitero. Ok, è carina, è strana, non credo mai sarà una carta meta, una roba del genere. Però è simpatico l'effetto. Ha un suo perché. Comunque, non abbiamo trovato il piccolino dei fedeli, il piccolo draghetto. Vediamo se a questo punto è una super, una ultra o una secret. Cioè, anche quello non. No, è sempre lo stesso. Un altro Sangepai, dov'è l'altro? Incenerita, Lucertodo. Ragazzi, ma l'abbiamo chiamato. Però è ultra. È bellissimo, eh. Io sono molto fan dei fedeli. Però lo volevo, sì. Cioè, la Minerva deve essere per forza secret. Se no, dove me le messe? Senpai è tutto common e una super. Forse ci sarà una secret. Vabbè, un'altra del sarcofago. Al fedele ancora non ne è uscita nessuna secret. Quindi deve essere per forza Minerva. Va bene. Andiamo col prossimo. Che sono rimasti 5 pacchetti. 6 con questo. Allora, concerto melodioso. Makatsuki. Fusione. Di nuovo un altro Tenpai Paidra. Perfetto. Il 2 pere mi manca il terzo. E poi il sincro. Aegis. Squeamer. Scarabeo. Comunque non può essere comune. Perché comunque l'abbiamo tirate fuori tutte. Adesso. O è una comune che non esce, o mi sembra molto strano, anche se comunque vedo che si stanno ripetendo più o meno tutti. Abbiamo Golgoyle, Evocazione Senge, mettiamola qua. Abitante, Mikazuki, bellissimo. Ragazzi, sto tirando fuori tutte le carte che si giocano praticamente nel mazzo del sarcofago. Cioè, ma ci stiamo rendendo conto? Cioè, eccole, praticamente tutte nello stesso mazzo. Capisco che è carino, eh. Ammetto di essere molto contento di averla trovata. Vabbè, abbiamo Aegis, Sottomissione, Spettro Signore. Adesso vediamo. Mi avranno dato adesso un'altra secret a questo punto? Può essere. Abbiamo Strega Krisnard, Dai Doppio, Tenpai, Soldato e un altro Drago dell'Illuminazione. Altra carta fedele, assolutamente, che non si disdegna. Vediamo le ultime. Ok. Ultimi 3 pacchetti. Dai, dai, la quarto di secolo. Per favore, fammici credere. Un pochino. Ok. Strega Pendulum, niente. Ultimi 2. Per favore. Per favore, per favore, dai. Fammici credere. Abbiamo sulle orme, evocazione, Sangepai, Monaco e riaccendere l'incenerita. Vabbè, poi il resto, ragazzi, l'abbiamo già viste. Ultimo pack, per favore, dai, la quarto di secolo, dammi la quarto di secolo, per favore. Abbiamo Kaimen, cannoni, sulle orme, artiglio. Ok, è una secret. Ragazzi, ragazzi, le ho trovate tutte. A parte che è bellissimo il mago silente, secret. Non ha un senso, eh. Però, ragazzi, era il box dedicato al mazzo del sarcofago. Ragazzi, guardate. A parte il drago del giudizio, che vabbè, è incredibile. Anche questo, ragazzi, è bellissima. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di Eredità di Distruzione. Ovviamente, e se nel caso monterete qualche mazzo che si trova qua dentro. Detto questo, ragazzi, ringrazio nuovamente Konami per la collaborazione e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!